WD, anticipazioni puntata del 504, corteggia Claudio, scintilla Nicole Roberta. Oggi, mercoledì 5 aprile, andrà in onda la puntata di WD successiva alla scelta di Lavinia, a partire da questo pomeriggio. Infatti, i telespettatori assisteranno all'ultima registrazione che Maria De Filippi ha condotto prima di tornare a dedicarsi al serale di Amici. Le anticipazioni che circolano in rete da domenica scorsa, fanno sapere che Gemma si proporrà ad un nuovo cavaliere. Roberta si scaglia contro Nicole e voleranno parole grosse a causa di un avvicinamento della giovane a Christian. Da oggi a venerdì 7 aprile sarà trasmessa su Canale 5 la registrazione di WD di domenica 2, l'ultima alla quale il cast ha partecipato. Il pubblico del dating show, dunque, sta per assistere alle tante cose che sono successe in studio lo scorso fine settimana. Quello che ha visto anche il fidanzamento tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. A partire da mercoledì 5 aprile, dunque, i fan vedranno il divertente siparietto che Tina ha messo sul pantalone attillato che indossava il signor Claudio. L'opinionista ha fatto notare questo particolare dopo aver saputo che Gemma ha chiesto il numero di telefono al cavaliere per intraprendere una nuova conoscenza. La prima dopo l'addio al passionale Silvio. La dama del trono over, dunque, sarà ancora al centro dell'attenzione grazie a Cipollari e ai commenti che farà sull'uomo che ha deciso di corteggiare. Con la scelta di Lavinia, a cercare l'amore nel trono classico sono rimasti in due. Le anticipazioni della puntata di WD che andrà in onda il 5 aprile, riguardano soprattutto Nicole e una confessione che ha fatto in studio. La tronista ha detto di essere uscita in esterna solo con Christian e di aver raggiunto con lui un'intesa mentale che con gli altri suoi corteggiatori ancora non c'è, per questa ragione. La romana ha parlato di una sorta di pentimento che stava provando per i baci che ha dato sia ad Andrea che a Carlo. I diretti interessati non hanno reagito a questa forte dichiarazione di Santinelli. Così ci ha pensato Roberta ad attaccarli con il termine sottoni. Secondo la dama del trono over, infatti, gli spasimanti di Nicole farebbero tutto quello che vuole lei per non rischiare l'eliminazione. Come se fossero tanti burattini. La ragazza si è opposta a questa critica di Padua e tra le due è nato un diverbio che è sfociato in attacchi e parole poco carine dette reciprocamente. La lite tra Nicole e Roberta è andata avanti a lungo e soltanto Maria De Filippi è riuscita a bloccarla spostando l'attenzione dei presenti su altri argomenti. Armando, ad esempio, ha iniziato una piacevole conoscenza con una new entry del parterre femminile, dopo un solo appuntamento. I due hanno raccontato di essersi trovati molto bene e di volersi rivedere il prima possibile. Archiviata la breve frequentazione con Valentina, anche Riccardo ha voltato pagina chiedendo il numero di telefono ad una nuova dama del cast, anche per Guarnieri. Dunque, è un bel periodo e il merito è di una protagonista del dating show che il pubblico a casa non ha ancora conosciuto. Mancano meno di due mesi al finale di stagione e agli Helios continuano ad andare in scena passioni, rotture e crisi. Nei prossimi giorni, infatti, i telespettatori assisteranno al ritorno di Alessandro e Pamela, i due sono fidanzati da qualche mese ma di recente si sono allontanati per diverse incomprensioni. Ci penserà la conduttrice della trasmissione a mettere pace in questa coppia, che è una delle poche che si sono formate quest'anno tra i senior? La più famosa è quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Trage de mine caracterul meu de fier, că bai plai vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.